è il progetto che ho messo dentro. Poi quello va in maniera cieca a stampare praticamente quella che è l'opera d'ingegno, potremmo dire, il progetto, siamo a livello di opera d'ingegno. E di selezione dei materiali, che quello deve essere fatto invece dal dentista. Il dentista vede il singolo caso, capisce cosa serve qua: composito, zirconio, serve per esempio metallo ceramica, oppure serve resina PMMA per 6 mesi piuttosto che 10, il timing, oppure anche fare prima una riabilitazione con certi materiali, dopo 3 anni fare l'upgrade all'altro materiale da stabilizzazione. Questo cosa porta? Porta intanto ripetibilità. Ripetibilità, riparabilità in maniera ripetibile dei pezzi che avevo da sostituire, perché ho praticamente in cloud un database virtuale con tutti i progetti di tutti i denti di tutti i pazienti. Okay, non devo più fare storage fisico, conservare in maniera fisica i modelli e poi se c'è un problema andare a ristampare fisicamente il dente o a ricreare fisicamente il dente. Cioè, basta che lo scarico e lo ristampo. Poi vi dicevo, ci sono tutta questa serie di vantaggi che sono intanto la delocalizzazione della produzione primaria, cioè abbassamento dei costi, abbassamento costi, posso anche abbassare i prezzi. Ok. Che sono due cose differenti, sono. Questo è un fatto molto importante, che a suo vantaggio queste due voci combinate tra loro hanno un vantaggio notevole. Allora, vi faccio vedere, questo cancelliamo e liberiamo tutto questo ambito. Allora, io ho per esempio qua i miei costi di produzione, qua ho il prezzo, per esempio, del prodotto o del servizio. Se si tratta di servizio, poi la cosa si può applicare in un settore o nell'altro, ci sono delle variazioni. Questo è il margine, ok? Il margine è la chiave di tutto quanto per fare cosa? Investimento, ricerca, sviluppo nuovi protocolli, produzione, velocità. Ok, perché io la posso fare sì una cosa, un investimento, ma in 5 anni, o lo posso fare in 5 mesi, o lo posso fare domani. La velocità è chiave, la velocità. Quanti di voi sono venuti magari 6 mesi fa? Ci hai trovati cambiati? Cresciuti? Veloce, veloce, rapidamente, la velocità. La velocità la ottengo anche col lavoro di equipe. La velocità la ottengo con il recupero di informazioni corrette. La velocità la raccolgo andando a chiedere alle persone giuste. Ok, possono essere sono strategie di velocità, strategie poi per la produzione, investimenti strategici che mi danno più velocità, ripetibilità e meno problemi. E soprattutto posso poi con la velocità avere che cosa? Una riduzione ulteriore. Un aumento e qua vedi che ho liberato una fetta per fare che cosa? Apertura centri aftercare. Ok? Posso a un certo punto andare a ridurre i costi, posso aprire che cosa qua? Al no profit. Oppure posso scegliere qua di abbassare il No, costo. quello che hai scritto prima che ti ho scritto. Aftercare, apertura per esempio Roma, Milano, Questo non l'ho capito, Bologna. quello di sotto che non ho capito che vedi. Questo per esempio no profit posso fare, ok? Posso fare una parte di volontariato. Supponi che io tra 6 mesi decido che tutti i pazienti per il primo viaggio, se iniziano le cure, hanno un rimborso del volo, dell'alloggio e hanno la dentiera, intanto le estrazioni gratis. Ci metto un robot a fare sempre notte e giorno dentiere gratuite. Allo stesso tempo posso inserire questo progetto dentro a un progetto dove diamo le dentiere gratis in Moldavia. Per esempio, vedi che è sostenibile, che magari è un no profit quello che lavora qua di fianco con un'altra azienda che fa volontariato e riceve anche fondi per il volontariato. Ma non sono dei loro che ti vanno da un Sono altro lato. tanti, so tanti, sì, sono altri settori quelli, però l'importante è sviluppare cosa? Ecosistema. Ecosistema dove io ho laboratorio,
dove c'ho l'azienda che collabora a livello digitale con altri tecnici, c'ho magari vendita in città anche di altri prodotti, cioè dei prodotti che produco li faccio non solo per me, ma li offro anche alla città. A quel punto posso attirare ancora di più che cosa? Tutta questa velocità, investimento, ricerca, mi fa aumentare il know-how, che sono i cervelli che attiro. Ok? Queste sono piccole cose che sono state alla base del nostro successo. Perché una mente lungimirante anni fa ci disse: ricordatevi di fare il pagamento anticipato. Se non farete pagamento anticipato, vi brucerete questa parte e questo lo dovrete cancellare tutto. E rimarrete come tutti gli altri, che fanno lo split payment, si chiama, ovvero faccio un'estrazione, pago quella, faccio quella. Invece noi sviluppiamo gap tra quella che è la produzione e quello che invece è il pagamento. Ma questo avvantaggia tutti quanti, i pazienti che ho già curato anche in passato. È la garanzia di restare aperti 20 anni. Difficilmente una crescita così viene seguita dal fallimento. È molto più facile che una crescita così inizia a differenziarsi e inizia invece a essere molto più solida sotto, più solida, e quindi garantire nel lungo termine. Quindi la domanda era: abbasseremo i costi? È nelle previsioni di comunque un'orchestra che deve andare a vantaggio della lungimiranza. Okay. Perché potrebbe arrivare anche più carburante. Potrebbe. Abbiamo capito che il carburante siamo noi, no? Carburante sono. Il carburante, tenete conto che arriva sempre da altre zone, arriva anche, per esempio, da. Vi ho fatto vedere prima la sala dove vendiamo anche i designer a livello mondiale. Ok, si differenzia la cosa, si va sempre di più verso la produzione di progetti che possono essere anche spediti. Si possono aprire per esempio dei centri aftercare, che sono dei centri che fanno una cosa ma ne possono fare anche un'altra. Possono fare anche cure di trattamenti minori, quelli che noi non accettiamo più, per esempio. Che cosa non accettate più? Trattamenti minori, se uno deve fare un ponte di 3 denti non viene in Moldavia. Ok, non penso che tutti voi, che magari chi ha fatto una riabilitazione completa, a tutti gli amici che devono fare la riabilitazione completa. È come uno che fa un trapianto di fegato, non tutti i tuoi amici devono fare il trapianto di fegato. Noi stiamo andando sempre più verticali su un unico trattamento per il quale ha senso andare all'estero, per il quale ha senso delocalizzare la produzione chirurgica e protesica. Allora quello ha senso. Per piccole cose non ha più senso in futuro, okay? Basta vedere la Croazia, per esempio, c'ha gli stessi prezzi ormai dei low cost in Italia. Basta vedere. Il low cost in Italia non è tanto l'applicazione dei materiali, ma le rifiniture. Le rifiniture, quelli che peccano nei low cost in Italia sono le rifiniture, cioè il dente proprio, cioè quello che poi ti resta. Io faccio il chirurgo, per me è la sutura. La cazzata più inutile, ma alla fine il paziente ti ritorna a dire: ma la ferita sì, ma tu dietro alla ferita c'è tutto un lavoro diverso. Al dentista che fa la protesi, il finale non è il perno messo bene che dura una vita e quant'altro, ma il dente si vede che non è quello, è quello che frega il low cost, mentre tu l'hai superato, perché col robot fai tutto tu e non hai una seconda industria che ti porta questo. In Italia c'è ancora la seconda industria. Sì, stiamo parlando di un futuro. Noi stiamo facendo qua cose, fra 3 anni è normale, sarà lo standard quello, sarà. Però pian piano va a essere rimpiazzato in maniera differente. Nei paesi ricchi ci sono grossi centri di produzione che forniscono gli altri. Okay, non è che ogni singolo dentista avrà tutto il nostro protocollo di lavoro con tutti quei macchinari che vi ho fatto vedere. Tutti i low cost dovranno avere il tuo costo, questa situazione qua, se no non possono abbattere i costi. O faranno il dentista pubblico. Io o faranno anche il dentista pubblico, si potrebbe arrivare anche a quello. Non penso che. Io quello che penso è